Salve a tutti amici, sono Emiliano Babilonia. Hanno ricominciato gli attacchi con le frequenze e con le manipolazioni ai cambi del turno. Guardate che ore. Alle ore 5 e mezza hanno incominciato con le torture, lavaggi del cervello, frequenze dei rumori all'interno dei condotti uditivi con amplificazioni dei campi elettromagnetici elevatissimi. Vi faccio vedere una cosa. Sto con l'elettroencefalografo in testa e sto facendo le analisi. Adesso facciamo la prova dell'attenzione leggendo delle cose che sono scritte sul monitor. Avete visto, sto leggendo con la mente e il sistema funziona perfettamente. Vedete? L'attenzione funziona perfettamente. Questa è l'attenzione e questo è la mia frequenza dell'attenzione. Adesso creeremo la frequenza dello stato di rilassamento. Guardate, la frequenza gamma sta scendendo adesso. Talmente le torture sono elevate, le frequenze vengono sparate all'interno del cervello con la manipolazione dei parametri cerebrali che in realtà non sono i nostri, ma vengono clonati attraverso le armi ad energie dirette sparate all'interno dei nostri centri nervosi al cambio del turno che avviene alle 7 di mattina. Al cambio del turno delle 7, delle 14, delle 21 e delle 02 dovrebbero rientrare le nostre frequenze fisiologiche e le nostre frequenze cerebrali, ma per farci diventare pazzi, malati di mente, schizofrenici, ci devono clonare le frequenze del cervello e immettere frequenze clonate della mappatura cerebrale di altre persone che sono malate all'interno degli ospedali e clonando le loro frequenze e immettendole nei nostri centri nervosi. Noi diventiamo tossicodipendenti, malati di mente, schizofrenici, abbiamo gravissime patologie fisiche e psicologiche. Serve proprio per creare la destabilizzazione e la perdita della credibilità del testimone cavia umana, manciuriano. Adesso facciamo il test della meditazione. Avete visto? Le frequenze della meditazione sono alte, come avete potuto vedere. I parametri alle ore 7 si dovrebbero tutti abbassare per lo stato ipnotico, quindi tutte le frequenze cerebrali, le frequenze alfa, beta, delta, gamma, teta, si dovrebbero tutte quante abbassare perché loro devono far credere che le nostre frequenze fisiologiche in realtà sono alla normalità e che noi non veniamo manipolati attraverso torture, manipolazioni cerebrali, attacchi o armi di energie dirette. Guardate le frequenze come stanno saltando al cambio del turno, guardate. Vedete? Come se noi dormiamo ad occhi aperti. Vedete la frequenza alfa, vedete? Salta, è normale, no? Il cambio del turno deve fare dei test di sincronizzazione relative alle manipolazioni cerebrali che devono immettere per il cambio del turno. Guardate, vedete come si stanno belli allineando? Perché devono far credere che noi durante il cambio del turno è tutto a posto, c'è cioè la mappatura cerebrale, ritornano tutte le frequenze nello stato di rilassamento, le frequenze dello stato di armonia cerebrale, non abbiamo iperattività cerebrale o ipertensione cerebrale, così camuffano il sistema e poi alle 7 ricominciano nuovamente a rimettere dei programmi di tortura e a seconda del programma di tortura l'elettroencefalografo o si stabilisce o impazzisce. Questo me ne sono potuto accorgere perché sono 500 analisi che faccio. Mi stanno contattando molte vittime del controllo neurale che dicono che vengono sottoposte a questi trattamenti disumani, ma io gli ho detto: avete fatto delle analisi attraverso l'elettroencefalografo mentre venite attaccati con le armi di energie dirette? E tutte queste persone dicono: quando andiamo a fare le analisi dell'elettroencefalografo o entriamo nei pronto soccorsi, ci staccano qualunque tipo di patologia. Perché è normale, perché se no ci sarebbe la prova dell'attacco con l'arma di energia diretta a manipolazione indotta nei centri nervosi, sparata attraverso la tecnologia PET o la tecnologia
a scansione sintetica o in telecamera a raggi X che vede dal satellite il nostro corpo e crea l'autofocus dei centri nervosi, dei punti che loro devono amplificare o devono attaccare attraverso l'arma di energia diretta satellitare. Parte la frequenza della meditazione perché loro devono creare sicuramente un blocco ipnotico permanente per creare lo stato della sonnolenza simulata. È come se io adesso esco da casa, vado per strada e loro mi mettono tutte le frequenze della sonnolenza, tutte le frequenze del sonnambulismo, tutte le frequenze della narcolessia. Camminando per strada incomincerò a sentire dei suoni indotti all'interno del cervello, incomincerò a sentire delle amplificazioni dei rumori all'interno dei centri nervosi, perché è come se sto vivendo un incubo ad occhi aperti. E il loro scopo della manipolazione cerebrale è proprio questo: far perdere la credibilità alla cavia che viene sottoposta a questi esperimenti. Voglio ricordare che la tecnologia satellitare in elettroencefalografo trascranico che modifica la mappatura del cervello è una tecnologia prettamente militare, una tecnologia prettamente segreta che viene sperimentata da operatori del settore in alta tecnologia attraverso analisi e mappatura cerebrale con l'elettroencefalografo trascranico, che riprendono le frequenze dei malati di mente, le frequenze dei tossicodipendenti, le frequenze dei serial killer, le frequenze dei kamikaze e le rimettono sulle persone sane, persone che non possono pensare e che non possono avere questi parametri di frequenze e di dipendenze e di gravi patologie. Queste frequenze poi vengono riamplificate nel cervello di queste persone e diventano manciuriani serial killer, manciuriani assassini, manciuriani kamikaze, manciuriani tossicodipendenti. Tutta questa attestazione e collaudo di questa tecnologia fa guadagnare centinaia di miliardi di euro a società che operano per la progettazione e il collaudo di postazioni satellitari e di satelliti spia con arma d'energia diretta transcranica attraverso un elettroencefalografo in analisi permanente collegato nei centri nervosi del cervello, del cordone cerebrale delle persone e del midollo osseo. Sappiamo perfettamente che le frequenze del cervello, le frequenze del corpo penetrano e vengono assorbite dai centri nervosi del corpo stesso, perché il corpo umano è un'antenna permanente e che tutte le frequenze elettromagnetiche, tutte le frequenze che passano nell'area dove una persona staziona, rivengono riamplificate dal corpo. E questa amplificazione crea una dissonanza armonica delle frequenze fisiologiche, le frequenze di rigeneramento di tutte le frequenze che servono per lo sviluppo delle cellule del corpo, e avvengono delle disfunzioni. Queste disfunzioni portano a creare delle gravissime patologie attraverso le radiazioni. Guardate che sta succedendo adesso alle 7. Tutte le volte la stessa identica cosa. Dovete vedere direttamente nell'elettroencefalografo. Non è possibile che faccio 500 analisi e su 500 analisi solo a queste 4 ore saltano tutte quante le frequenze e avvengono determinate modifiche dei parametri cerebrali. Com'è possibile? Hai visto? Mi devono risvegliare alle ore 7 e devono simulare il mio risveglio del cervello. Ma in realtà io sto dormendo, perché vedete la frequenza delta? Ma loro devono far credere che io mi sto svegliando e che mi sto riprendendo dall'esperimento effettuato attraverso il collegamento del controllo mentale a distanza, il collegamento delle frequenze primarie del cervello, perché ovviamente il manciuriano, quando effettua un reato o effettua un attentato o effettua un omicidio o va a comprare delle sostanze stupefacenti, viene bloccata la frequenza della memoria temporanea e noi perdiamo la memoria. È come se siamo dei sonnambuli che non capiamo quello che ci succede, perdiamo la capacità di intendere e di volere. Così, una volta compiuto il reato,
Oppure ci fanno sparire le chiavi dentro casa, ci fanno sparire i portafogli, non ci ricordiamo le cose che dobbiamo fare, ci fanno spostare le cose dentro casa e non ci ricordiamo dove le abbiamo messe. Alcune vittime del controllo rurale gli facevano buttare le cose appena comprate dentro al secchio dell'immondizia e loro dicevano: ma chi mi ha fatto sparire queste cose? Chi me le ha rubate? Mi sono entrati dentro casa, ma sono stati loro stessi perché abbiamo fatto mettere delle telecamere che hanno dimostrato che erano loro stessi che durante la notte si alzavano, non si accorgevano di quello che facevano, prendevano le cose appena comprate e le buttavano nel secchio. La telecamera poi ha fatto rivedere attraverso la registrazione che queste persone erano state loro aver buttato questi indumenti nuovi all'interno del secchio. Quindi, come possiamo ben capire, veniamo sottoposti a un esperimento di controllo mentale continuo attraverso mappature continue con attestazione e collaudo di tecnologie militari e paramilitari che vengono utilizzate per la manipolazione e il controllo della mente a distanza e, come potete vedere, al cambio del turno determinate frequenze si sono modificate. Si vede perfettamente che la manipolazione è sempre la stessa, guardate, eh? Vedete? Si stanno attenuando tutti i parametri delle frequenze. Proviamo a fare il rilassamento adesso, vediamo che cosa succede. Hai visto? Al cambio del turno le frequenze, guardate, alle ore 7 in punto, guardate quando ho fatto il rilassamento, pa! Hai visto? I parametri nostri, quando vengono lasciati in stato fisiologico naturale, ridiventano parametri allo stato di interazione, lo stato di ragionamento, lo stato di, a livello fisiologico, naturale. Quindi noi, per non, vedete? C'è stato il cambio del turno adesso, avete visto? La frequenza dei blocchi è stata modificata. Guardate adesso l'attacco come ritorna un'altra volta, avete visto? Nel cambio del turno risulta che l'elettroencefalografo satellitare risulta che le frequenze mie erano tutte normali, ma non è così, le hanno tutte alterate. E adesso stanno rimettendo l'arma con l'attacco, con tutta la manipolazione e l'alterazione delle frequenze elettriche del cervello. Questo viene fatto ad impulsi alternati, viene fatto di continuo e al momento che noi usciamo da casa e che gli esperimenti vengono praticamente tolti o vengono praticamente eliminati i programmi del nostro cervello, rimettono le frequenze della narcolessia e dell'ipnosi e dei blocchi cerebrali relativi alla tranquillità, in modo che noi dobbiamo sembrare all'apparenza persone tranquille, serene e che sotto questi attacchi e torture non abbiamo nessun tipo di patologia. E questo si chiama Manchurian Candidate, perché vogliono abituare il nostro cervello ad essere pilotato dal satellite spia con l'elettroencefalografo transcranico, in modo che le nostre sensazioni, i nostri desideri, i nostri ragionamenti vengono pilotati a distanza senza che noi ce ne accorgiamo. Ecco, questo sistema che creano killer, serial killer, tossicodipendenti, cani kazer, terroristi e tanto altro, tutto attraverso questo sistema di tecnologia. Pensate se 20 milioni di persone in Italia hanno il mal di testa e tutti e 20 milioni vanno a comprare un determinato tipo di farmaco, fatto pensare da questi che operano all'interno di questi posti. La società farmaceutica diventerebbe multimiliardaria. Pensate se la settimana di Capodanno fanno pensare a tutte queste persone collegate con questi sistemi di andare a comprare sostanze stupefacenti. Pensate i narcotrafficanti come diventerebbero ultramiliardari. E questo è lo scopo di questa tecnologia. Pensate se tutti cominciano a pensare di comprare i gratta e vinci, se tutti cominciano a pensare di giocare al Superenalotto, se tutti cominciano a pensare di giocare alla schedina, le società che prenderebbero i soldi di queste persone manciuriane incasserebbero miliardi e miliardi e miliardi di euro.
Il programma, giustamente, questa mattina è tutto di agitazione, ipertensione elettrica, amplificazioni delle frequenze cerebrali con alterazioni dei parametri della mente, e io tutto il giorno dovrò rimanere con questi attacchi e queste manipolazioni. Come avete visto, guardate che ore, le 7 e 4 minuti e sto sotto attacco. Arrivederci a tutti, amici, da Emiliano Babilonia.